Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Fable, siamo anzi ritornati su Fable e sono ritornato nella mia stanza. Esatto, non è ancora arrivato il momento di andare dal nostro maestro di Gilda perché, come potete vedere, all'interno della Gilda è possibile cercare oggetti tramite le librerie, tramite gli scrigni, tramite tutto quello che è possibile vedere, esatto, all'interno del gioco. In questo caso abbiamo trovato i tatuaggi. In questo gioco sarà possibile anche fare i tatuaggi. Tatuaggi che avranno diciamo, avranno comunque un ruolo secondario fondamentalmente nel gioco perché servono per crescere la vostra bellezza, per far crescere il vostro charm ed essere più o meno apprezzati dalla popolazione in base anche al vostro orientamento. Quindi se siete più cattivi o se siete più buoni. Hai trovato la scheda tatuaggio, portala da un tatuatore e trasforma il tuo corpo in una galleria d'arte ambulante o in un museo degli orrori. Esattamente. Quindi potete cercare in tutte le librerie, io ora non mi ricordo effettivamente dove si trovano tutti gli oggetti. Ups, qui abbiamo trovato il testo che però adesso ho skippato per sbaglio. Dovrei avercelo però nell'inventario, forse. No, questa è la borsa per i soldi. Oddio. C'era il. Forse era nello stato eroe, perché nel diario c'era. Ecco, libri. Esatto. Eccolo qua. Tre haikus di Miko il Bardo. Uno spettacolo orribile, con edifici agonizzanti e Hawkvale in fiamme. Guerriero mago, scegli se schierarti dalla parte del bene o del male, se portare la barba o i baffi. La spada di Albion riposa in attesa che il vero sangue scorra rosso sulla sua lama. Questi sono i dormitori principali. Meno male che non dobbiamo dormire qui. C'è una puzza un po' strana. Dedalo che nel frattempo Sussurro, scusatemi, che nel frattempo ci fa da cicerone, visto che noi stiamo esplorando praticamente la zona dei dormitori. Storia di Maxley. Ops, ho sbagliato. Qui non c'è nulla. Ci sono tanti collezionabili che si possono ottenere all'interno del gioco. Io ovviamente non ve li farò vedere tutti perché molti non avranno diciamo non avranno senso. Anche perché molti sono soltanto di, diciamo, di completismo. Come tutti sanno, gli hobby sono creature stupide, ma ogni tanto ne viene al mondo un intelligente. Maxley era una di queste, e stanco di mangiare carne cruda e di dormire nei ruscelli, se ne andò in cerca di fortuna nel mondo degli umani. Uccise un nobile e gli rubò i vestiti, li indossò e si diresse fiero lungo la strada per Bowerstone. Al suo arrivo la gente si complimentò con lui per il suo aspetto e fu allora che si tradì, replicando i complimenti con l'inconfondibile grugnito degli hobby. Le guardie lo uccisero e infilzarono la sua testa su una lancia. È meglio stare zitti e passare per idioti che aprire bocca e rivelare di esserlo davvero. Questa è una citazione che comunque di un detto, se non sbaglio, lo disse Einstein addirittura. Non ricordo se fosse stato lui a dire questa frase, però mi ricordo che forse era lui il proprietario. Questo invece sarà la nostra zona di power up. Qui potremo aumentare le nostre statistiche. Qui invece abbiamo la zona di teleport, quindi qua potremo teleportarci nelle varie zone della mappa. Questa è la mappa che potremo consultare per ovviamente sapere cosa e dove soprattutto andare. Qui ci sono tantissime altre biblioteche. Il Balverino Pallido, queste sono tutte storie che comunque la gerarchia delle armi, queste sono tutte storie che comunque, esatto, servono quasi come tutorial in realtà. La biblioteca. Qui puoi imparare un sacco di cose. Esatto, qui puoi imparare un sacco di cose, infatti come potete vedere ci sono tutti i libri e tutti i manuali che servono solo ed esclusivamente da tutorial e alcune storielle che giustamente ti danno una sorta di lore praticamente del gioco, ma nulla che fondamentalmente ci serva al 100%. Qui Questo abbiamo è il il negozio della negoziante. Gilda. Quando sarai più esperto, qui potrai acquistare un mucchio di cose. Esatto, per il momento non possiamo fare nulla. Cosa Sarà vuoi, possibile anche ragazzo? rubare dai negozi, vedete, qui ci sono delle armi, ci sono delle cose. Qui siamo ovviamente all'interno della gilda e non possiamo farlo, ma nei Mi negozi, piace questa parte della Gilda. I chiostri sono così tranquilli. nella gilda si potrà fare. Cioè, nelle altre città si potrà fare. Qui ci sono. Stiamo cercando di stabilire se sono l'apprendista più veloce di questa gilda.
Sono corso alla porta del demonio e sono tornato indietro in 50 secondi. Sai fare di meglio? Bene, allora corri alla porta del demonio e torna indietro in 50 secondi. Io ce l'ho fatta in 50 secondi. Nessuno ha saputo fare di me. Ah, la porta del demonio è di là. Quando levati. Morirò, avrò sepoltura qui. Sempre che non riesca a tornare prima a casa. Io però ho sbagliato, ovviamente. Ah, no, aspetta, ma questa è dove c'è il maestro. Ups. Non so dove sia la porta del demonio, non me la ricordo qual è la porta del demonio. Beh, se non fosse stato per... Non sei neppure arrivato alla porta del demonio. La prova non è valida. Non hai speranze. Sono la prova... lunga l'apprendista più veloce della... Aspetta, la porta del demonio... La porta del demonio, se non sbaglio, era quella che mi permetteva di andare forse dall'altro lato? Oddio, non me la ricordo la porta del demonio. Qui ci sono altre interazioni nel frattempo. Devo preparare una torta di mele per il maestro della Gilda. Purtroppo non trovo più mele rosse. Se ne trovi a sufficienza... Esatto, quindi qua sì, possiamo aiutare anche la donna a trovare le mele. È una side quest, ovviamente non... Cioè, potete tranquillamente farla come quando vi piace, cioè non avete un obbligo praticamente del farla. La porta del demone, se io non mi ricordo male, forse era questa qui, che c'è qui da questo lato, che è praticamente la porta... Vediamo se era questa, perché se non mi ricordo male dovrebbe essere questa la porta del demone. Oh, la mela nel frattempo, la possiamo raccogliere. Questa è la foresta della Gilda. Ah, la porta del demone è quella. Questa è la foresta della Gilda. Ho sentito dire che è abitata da scarafaggi giganti. Qui c'è un'altra mela. Qui c'è un'altra mela. Vi ricordo che ne servivano 4, quindi abbastanza semplice come side quest, perché le prime side quest sono molto semplici, quindi abbiamo le mele adesso. Sì, la porta del demone era questa qua sotto. È questa, che sono praticamente le porte che si aprono facendo determinate azioni. Perché loro ti danno delle azioni. Ecco, questa è la porta del demone. È appena scoperto una porta del demonio. Esatto, questi antichi guardiani furono costruiti per proteggere ogni sorta di segreti. Se riesci a soddisfare le richieste di una porta del demonio, questa potrebbe permetterti di passare. Il tuo cammino è oscuro. Soltanto una luce lo rivelerà. E tu non sei abbastanza luminoso. Esatto, praticamente loro ci danno degli indizi su ciò che dobbiamo rispettare come delle condizioni di statistiche o in generale di missioni. Zitta, sussurro. Che praticamente ci consentano di poter aprire la porta. In questo caso la porta ci sta indicando palesemente di essere buoni. Quindi più saremo buoni e più ovviamente saremo luminosi, proprio perché appunto otterremo un'aura luminosa, meglio sarà per noi. Qui ci vorranno 20 chiavi d'argento. La gente di Albion adora nascondere i tesori in scrigni di legno. Nel corso del gioco ti imbatterai anche in alcuni scrigni speciali che richiedono un certo numero di chiavi d'argento per essere aperti. E io vi farò vedere anche un glitch che consentirà di moltiplicare le chiavi d'argento, quindi averne praticamente tutte subito per ottenere subito equipaggiamenti importanti e avere comunque equipaggiamenti forti che consentiranno di migliorare velocemente il nostro progresso di gioco. Allora, consegniamo le mele. Grazie mille. Il maestro, ecco, prendi questo. Ecco, torta di mirtilli, quindi abbiamo praticamente un oggetto di cura. La torta di mirtilli è un oggetto di cura. Adesso invece ritorniamo dal tizio e cerchiamo di battere il suo record. Qui ci sono, se non sbaglio, c'è un'altra interazione, c'è addirittura Dedalo, se non sbaglio. Era qua sopra, se non sbaglio, questa è la torre di Dedalo. La durata del viaggio non ha alcuna importanza. L'oracolo deve essere difeso. Come puoi esserne così sicuro? Qui potremmo avere bisogno di te. Chissà quali battaglie ci attendono. I segni sono troppo evidenti per essere ignorati e le distese settentrionali sono isolate dalla Gilda ormai da troppo tempo. Lì potrai scoprire molte cose. Spero che nessuno pensi che voglia sottrarti alla battaglia cercando di eludere di nuovo la morte. Sai come si spargono le voci.
Non mi interessa la loro opinione. Che la morte risparmi la tua anima, Dedalo. Cosa stai aspettando? Entra. Quello era Falce. Un tempo era un grande eroe, quando il suo corpo era fatto di carne e nelle sue vene scorreva sangue. Ora è solo un guscio vuoto. Cosa ne sa delle scelte che dovremmo compiere, delle cose che bisognerebbe fare? Esatto, ci ha presentato un altro eroe, Falce. Lui lo incontreremo più in là. Per il momento lasciamolo perdere. Jack di Spade, la storia della Gilda. Vedete, questi sono tutti libri molto importanti. Jack di Spade è uno probabilmente dei libri più importanti che si può ottenere all'interno del gioco e ci consentirà anche di scoprire diverse cose in futuro. Sei il più arrogante, ancora tu. Ok, sì. Bene, sì. Allora ok, andiamo. Io alla sono porta. Il più veloce. Allora, andiamo alla porta del demone, che è questa qui. Il tuo cazzoltan. E adesso... Oh, torniamo indietro. Oddio, non ricordo. Sveglia, sveglia. Il sole splende già alto. Dai. Ce l'abbiamo fatta. 5 4 3 2 1. Incredibile, come Olè. Hai fatto? Ho perso la scommessa. E infatti abbiamo guadagnato 25 monete. Ci siamo arrivati praticamente a pelo. Non mi ricordo se si poteva fare in maniera più veloce, se c'era una strada un po' più veloce, ma non credo. Ok, adesso che abbiamo fatto le prime side quest del gioco, possiamo iniziare ufficialmente l'allenamento. Molto bene, ragazzo. È ora di valutare il tuo talento. Sali sul ring. Dimostrami con quanta forza riesci a colpire quel manichino. Continua finché non ti dirò di smettere. Non stai colpendo con molta forza, vero? Ecco, prova con questa. Esatto, la nostra prima arma del gioco, il bastone. Quindi premi Q per impugnare il bastone e poi colpiamo come prima. Bene. Ah, ora va meglio. Quando sconfiggi un nemico come questo manichino, a terra rimane una sfera d'esperienza. Ogni sfera contiene tutta la conoscenza acquisita nel combattimento. Devi raccogliere queste sfere, o non farai progressi tra un combattimento e l'altro. Un modo simbolico per darti l'esperienza, no? Quindi rappresentarla come una sfera che tu puoi raccoglierla. Ecco. Ben fatto, ragazzo. Domani noi... Allarme alla Gilda. Sembra che ci sia qualcosa che si aggira nel bosco. Questa è l'occasione per testare il tuo spirito. Ti aspetterò all'entrata della foresta della Gilda mentre ti occupi del problema. Quando avrai finito parleremo del tuo addestramento. Ecco, prima missione. Test in mischia. Uccidi gli scarafaggi che infestano la foresta. Ok, hai appena cominciato una missione. Aggiungendo una carta di missione al tuo inventario puoi visualizzarla in qualsiasi momento premendo F9. Utilizza gli indicatori sulla mappa come guida durante la missione. Gli indicatori di uscita dalla regione indicano la strada da seguire per raggiungere l'obiettivo successivo. Quindi andiamo a sconfiggere i nemici e completiamo appunto la prima missione della Gilda. Ecco qua. Ci sono 10 scarafaggi che dobbiamo eliminare, quindi andiamoli a cercare e eliminiamoli. Eccoli qua. Ecco, raccogliamo le sfere. È importante raccogliere le sfere, ovviamente. Tra l'altro, se premete il tasto maiuscolo sinistro, se non mi ricordo male, le sfere dovrebbero viaggiare verso di noi come una sorta di calamita.
Oh, ecco qua. Bel lavoro, amico. Gli scarafaggi sono morti tutti. Puoi uscire dalla foresta ora. Ok. Qui si può pescare, però per il momento noi non abbiamo la canna da pesca, purtroppo. Però in alcuni oggetti si trovano praticamente anche sott'acqua, quindi sarà possibile appunto pescare in futuro per trovare oggetti, equipaggiamenti e anche delle chiavi. Ma le chiavi non saranno un problema. Ottimo. Per noi. Quegli scarafaggi sono davvero insopportabili. Ecco, credo che ti sia guadagnato qualche spicciolo. Se ti interessano monete extra, sono certo che i servi gradirebbero un po' d'aiuto. Potete entrare in tarda serata. Quando siete pronti per dormire, cercatemi. Ecco, vuoi smetterla di comportarti come un bambino e iniziare l'allenamento da apprendista? Questo praticamente è il classico rito di passaggio dalla fase, diciamo, adolescenziale alla fase adulta, dove praticamente comincerà il vero tutorial e il vero inizio del gioco. Questa era l'occasione per poter fare le side quest, quelle che noi abbiamo già fatto, ovvero raccogliere le mele per il maestro della gilda o battere il record di velocità dell'altro ragazzo e soprattutto parlare con Dedalo. Noi abbiamo già fatto tutto, quindi possiamo andare avanti. La vita del ragazzo ora era la gilda. Il ricordo delle fiamme di Oakvale dilaniava ancora la sua mente, ma ben presto l'addestramento divenne il suo unico pensiero ed egli diventò sempre più forte ed agile col passare degli anni. Passava i giorni facendo esercizi estenuanti, la notte sui libri, in biblioteca. Divenne quindi un apprendista della Gilda, proprio come predetto da Dedalo. Cominciava il vero addestramento. Giù dal letto, pigrone! Dovevamo incontrarci con il maestro della Gilda sull'altra sponda del fiume. Ci aspettava un'ora fa. Meglio affrettarsi. Diamoci una mossa. Sussurro non è cambiata di una virgola, nel frattempo io invece sono diventato enorme. Per correre tieni premuto il tasto pulsante destro del mouse mentre muovi l'eroe. Sì, questo lo sappiamo benissimo. Come potete vedere adesso ho sviluppato anche un po' di magia in alto a sinistra con la barra blu. Ovviamente ho ancora il bastone come arma perché appunto... perché sì. Però come potete vedere ho un outfit diverso. Adesso possiedo praticamente gli abiti della gilda. Infatti, così come tutti quanti gli altri ragazzi che vedete qui praticamente all'interno del gioco, anche io ho finalmente la possibilità di avere la divisa della gilda. Qui ovviamente ci sono oggetti che possiamo comprare, regali addirittura, cioccolattini, questa ovviamente costo di 13, ma non ci interessa. E abbiamo poi anche il cibo, che questo è buono. Questo è molto buono perché abbiamo la possibilità comunque di poterci curare tramite gli oggetti. Meravigliosa, non credi? Però al momento a me sinceramente non interessa. Possiamo raggiungere il maestro e cominciare l'addestramento. Butta pure quel vecchio bastone. Oggi inizieremo l'addestramento con dopo le armi anni vere. Finalmente cerca di abituarti abbiamo al peso la di questa nuova spada arma e vediamo se riesci a colpire sussurro. Spada ferro. Coraggio allora, vediamo cosa sai fare, contadino. Eccoci. Pronta? Come ha fatto a passare? Vedi, se io continuo ad attaccare lei si para. Ora stammi a sentire. Ecco. Ciò che sto per insegnarti potrebbe salvarti la vita. Esatto. La vita di un eroe è molto pericolosa e devi imparare a contrastare gli attacchi dei tuoi nemici se vuoi vivere a lungo. Sussurro cercherà sempre di colpirti, ma tu potrai difenderti con la spada. Non tutti i colpi possono essere parati, ma dovresti poter reagire alle mosse di Sussurro. Ok. Premi senza rilasciare pulsante centrale del mouse per parare. Durante la parata puoi schivare gli attacchi dell'avversario. Quindi pariamo. Maestro della gilda. Dannazione, come hai fatto a fermarlo? Olè. Ben fatto. Ora vediamo se sei capace di combinare attacco e difesa. Salve, tuono. Sei qui per verificare i progressi di tua sorella? Puoi ben dirlo.
Sussurro mi ha detto che l'avete fatta allenare con un ragazzotto di campagna. Dedalo vede grande talento in quel ragazzo. Abbastanza da tener testa alla mia Sussurro? Bah! Beh, allora andiamo a vedere. Sussurro e quel ragazzo si allenano negli attacchi in mischia. Bene, vediamo chi di voi ha preso di più durante l'addestramento. Questo sarà un duello senza esclusione di colpi, come la vostra prova finale. Quindi preparatevi. Ok, e adesso possiamo... Vedete, se invece muovo i tasti e premo il tasto centrale, faccio la schivata. Se no, ho la parata a disposizione. Ottimo colpo. Ora finiscilo. Come ha fatto a passare? Non va affatto bene, Sussurro. Devi esercitarti di più. È un peccato che tu non mi abbia visto nell'arena. Avresti imparato un paio di cosette. Continua ad allenarti se vorrai avventurarti là da solo. Se non ci avessi fermato, lo avrei sconfitto. Abbiamo già pochi eroi. Non è necessario che vi facciate a pezzi l'un l'altro in allenamento. Abbiamo vinto, ovviamente. Vieni da me, per passare alla prossima fase dell'addestramento. Sarò al poligono di tiro con l'arco. Ma riguardo al tuo combattimento in mischia. Molto bene, ragazzo. Continua a combattere così e andrai lontano. Abbiamo avuto anche la valutazione in base ai danni e i colpi subiti. Diciamo, una sorta di valutazione, no? In base ai danni che abbiamo prodotto e ai danni che abbiamo subito. Abbiamo subito due danni, però ne abbiamo fatti molti di più. Abbiamo fatto qualche schivata. Ho fatto la stance della parata, quindi mi ha valutato molto positivo. Vuoi ripetere l'addestramento? No. Aggiungimi al poligono di tiro con l'arco e continua il tuo addestramento. Esatto. Quindi possiamo continuare. Ora finalmente... Il buon vecchio maestro della gilda. Vedete, le persone parleranno anche, no? In base alla vostra reputazione, in base ovviamente al vostro anche livello di eroe, perché ci sarà un livello di eroe, la gente sarà più o meno lieta di vedervi e vi conoscerà più o meno per quello che avete fatto. Sei pronto per l'addestramento di tiro con l'arco? Sì. Continuiamo l'addestramento con l'arco. Oh, abbiamo preso anche l'arco. Per cominciare, vediamo se riesci a colpire tre bersagli immobili. Sforzati un po'. Più tenderai la corda del tuo arco, più danni causerai con un solo colpo. Assicurati di essere all'interno del cerchio. Premi E per sfoderare l'arco, prendi la mira con il mouse oppure premi spazio per puntare un bersaglio. Premi senza rilasciare il pulsante sinistro del mouse per incoccare la freccia e rilasciarlo per tirare. Quindi, prendiamo l'arco. La mira. Ora mira al bersaglio. Ecco qua. Col tasto destro facciamo il mirino e boom! Ora mira al bersaglio. Ottimo! Hai centrato tutti i bersagli. Grazie. Purtroppo i nemici non stanno fermi. Vediamo come te la cavi contro i bersagli in movimento. Hai un minuto per fare più punti possibile. Okay. Il bersaglio anteriore vale un punto. Quello nel mezzo 3. E quello in fondo 9 punti. Non dimenticare, più tenderai la corda del tuo arco, più danni causerai con un solo colpo. Più danni, più punti. Ma fa attenzione anche a potenza, velocità di fuoco e precisione. Vediamo di cosa sei capace. Per attivare il puntamento in prima persona, premi pulsante destro del mouse mentre stai incoccando una freccia. Puoi ingrandire o ridurre la visuale con la rotellina del mouse oppure premendo I o l'apostrofo. Premi di nuovo il pulsante destro del mouse per tornare alla visuale in terza persona. Come prima, tieni premuto pulsante sinistro del mouse per alcuni secondi per incoccare la freccia. Prova a mirare i bersagli ingrandendo la visuale. Quindi prima incocchiamo la freccia, poi puntiamo. Ups, mancato. Preso. Ottimo colpo. Continua così. Preso. Quello non l'ho preso, mannaggia. Questo l'abbiamo preso. Io non riesco a prendere quello là sotto. Ah, bel colpo. Preso. Preso. No, quello non l'ho preso.
Yes. Stiamo andando piuttosto. Guarda che colpo. Guarda, maestro, quanto sono OP. Guarda, maestro. Ma perché ho la mira al contrario nelle frecce? Non è bella questa cosa. Tiri molto bene, amico mio. Se farai lo stesso nella prova di abilità, ne resterò davvero colpito. Diciamo che comunque la visuale in prima persona non la utilizzerò quasi mai con l'arco. Mirerò direttamente con la barra spaziatrice, caricherò la freccia e scoccherò la freccia. Tanto qui va bene così. E poi apprenderemo l'arte della volontà. Eccoci. Quando sei pronto per continuare l'addestramento, parla con me. Sarò sull'isola vicino alla cascata. Ok, in questo caso, come potete vedere, si sono sbloccati dei dialoghi. Apprendista che vuole esercitarsi nei combattimenti in mischia? Ecco, qui possiamo ripetere praticamente gli altri tutorial. Mentre invece da questo lato abbiamo dei nuovi dialoghi, delle nuove interazioni. Quindi andiamo a vedere che cosa c'è. Sono il valutatore delle abilità. Potrei accedere al poligono di tiro con l'arco, per favore? Ok. Ah, maledetti, mi serve qualcuno che faccia fuori i passeri che nidificano intorno alla gilda. Quei disgustosi parassiti. Quei dannati passeri stanno riducendo la gilda a un vero disastro, ma guardali! Ti pagherò 5 pezzi d'oro per ogni uccello stecchito. Vieni a trovarmi ogni volta che ne ammazzi un altro. Ops. Esatto, quindi praticamente qui abbiamo un'altra side quest. Ma perché ho la mira al contrario con l'arco? Non mi piace sta cosa. Vedete? Così è molto più facile prendere la mira. Anziché mirare, voi fate direttamente così. Vedete? Ed è molto più easy. Hai già ucciso qualche canaglia? Sì. Bene. Ah, là fuori ce ne sono altri. Qua ce n'è un altro. No, quello è un amico, quindi non devo mirarlo. Non mi ricordo. Uccisi altri? Ah, là fuori ce ne sono altri. Addirittura ce n'erano altri? Oddio, mi ricordavo soltanto questi io. Dove erano gli altri? Qui ovviamente c'è l'altra parte di biblioteca, ma l'abbiamo già esplorata, quindi non c'è altro da dire qua. I suoni ambientali ovviamente qua non ci aiutano a trovare gli altri uccelli perché sono semplicemente suoni ambientali, quindi non è perché sentite il cinguettio degli uccelli allora potete dire ah ecco sono da quel lato, sono da quell'altro lato, sono a destra, sono a sinistra. No, non funziona così. Tra l'altro qui esiste anche il ciclo giorno-notte, quindi si potrà ovviamente, eccola ce n'è un altro. Diciamo che esiste il ciclo giorno-notte, quindi ci saranno comunque delle missioni da poter fare di giorno, delle missioni da poter fare di notte, delle interazioni, delle interazioni che potranno essere svolte soltanto durante la notte, delle interazioni che potranno essere svolte soltanto durante il giorno. Là fuori ce ne sono altri. Ce ne sono altri? Oddio. Può essere che alcuni sono anche dentro la foresta, quindi vabbè. Diploma di tiro con l'arco. C'è qualche apprendista qui che deve prendere il diploma di tiro con l'arco? Ah, sì, qua ci sono le prove che bisogna fare. C'è qualche apprendista che vuole esercitarsi nei combattimenti in mischia? Se non sbaglio, sì, devo prendere il diploma. Oddio. È l'ultimo giorno, quindi il combattimento in mischia contro Sussurro conta. Va sì. Bene, tu e Ho un premio speciale per te se riesci a prendere una A+. Esatto, qui ci sono alcuni premi che possiamo ottenere. Come ha fatto a passare? Ok, disintegriamola molto rapidamente. D'accordo, ora puoi fermarti. Eccoci qua. Straordinario. Sussurro sarebbe senza parole. A più.
Quel giudizio significa che posso consegnarti una nuova arma. Esatto. Katana di ferro. Gliel'hai davvero fatta vedere al sussurro. E adesso, appunto, possiamo... Katana di ferro, vedete? È un po' più forte rispetto all'arma che abbiamo di base e quindi la possiamo ottenere. La possiamo diploma prendere. Diploma di tiro con l'arco. Sì. Il maestro della Gilda mi ha... Cerca sì. di prendere... Hai un minuto... Esatto, hai un minuto di tempo da quando scocchi la prima freccia. Ovviamente qui il trucco è mettersi vicino e iniziare magari con un... Ops. Gran colpo! Sì, ma io ho la mira al contrario. Perfetto. Perché... Non è bella sta cosa. Straordinario. Ben fatto. Ho la mira al contrario, porca paletta. Bel colpo. Quello in fondo non lo riesco a prendere, porca paletta. Vabbè, posso tranquillamente spammare in quello centrale. Ben fatto. Mai visto niente di meglio. Questa è una A+. Wow. Il maestro della Gilda ha detto che posso premiare così i migliori tiratori. Balestra, esatto. È stato un colpo davvero strabiliante. Non solo adesso abbiamo l'arco, ma abbiamo anche la balestra. La balestra ovviamente è un po' più forte, almeno in base è, esatto, è leggermente più forte rispetto all'arco, ma ovviamente poi ci sarà l'arco in questione, che sarà un arco che vi farò vedere poi, decisamente forte, sì. Vi farò vedere come prendere praticamente l'arco più forte del gioco a veramente poco tempo di distanza. Eccoci qua. Rimane da imparare solo la volontà. Sì, impariamo la volontà. È tempo di imparare i poteri della volontà. Cominceremo colpendo questi fantocci con il fulmine. Yes, baby. Va bene, vediamo di cosa sei capace. Quindi si possono utilizzare anche le tecniche magiche. Premi senza rilasciare Maius sinistro per accedere ai poteri della tua volontà. I poteri disponibili verranno visualizzati in basso a destra nello schermo. In questo modo potrai accedere a due diversi poteri premendo il pulsante sinistro del mouse e il pulsante destro del mouse. Per lanciare un fulmine tieni premuto maiuscolo sinistro e premi il pulsante sinistro del mouse. Ecco. Esatto. Vediamo quanti riesci a colpirne in mezzo minuto. Attacca solo i fantocci rivolti verso il centro dell'isola. Non otterrai punti se li colpisci alla schiena e sprecherai il mana a tua disposizione. L'uso dei poteri della volontà fa diminuire il tuo mana. Una volta finito dovrai aspettare che si rigeneri. Ok. Per cambiare bersaglio premi senza rilasciare spazio e sposta la visuale verso il nuovo obiettivo. Rilascia spazio per puntare un nuovo bersaglio. Hai impiegato ottimamente la magia. Bravo. No, molto continuo. Bene, ragazzo. Hai imparato le tre discipline degli eroi. Ora possiamo passare alla tua ultima prova, se sei pronto. Oppure puoi esplorare la Gilda per un po'. Credo che Sussurro stia per entrare nella foresta della Gilda, se vuoi andare con lei. Esatto. Esplorare la Gilda serve proprio per ottenere i diplomi. No, spero che continuo. Tu sia pronto. Servono anni di pratica per apprendere le abilità dell'eroe. Il ragazzo padroneggiava le tecniche, ma aveva ancora molto da imparare.
Per anni la Gilda fu la sua famiglia, la sua scuola e la sua vita. Ma col passare del tempo i suoi pensieri erano sempre rivolti al mondo esterno. La vita che aveva perso, la famiglia che gli era stata strappata. Giunse l'ultimo giorno, quello delle prove. Il successo avrebbe segnato la conclusione dell'addestramento. Avrebbe ricevuto il sigillo della Gilda e da allora sarebbe stato artefice del suo destino. Sarebbe diventato un eroe. Prima del diploma c'è un'ultima prova che devi portare a termine. Vai nella foresta della Gilda e raggiungi il tronco in cima alla collina. Là prenderai la tua ultima prova. Buona fortuna. Esatto, quindi qui ovviamente l'hai davvero fatta vedere a Sussurro. Non è più possibile, cioè è possibile comunque prendere. Lasciami raggiungere la zona della volontà. Esatto, e sarò in grado di valutarti, perché anche in questo caso possiamo praticamente fare la valutazione della volontà e quindi prendere anche un ulteriore bonus con ovviamente il voto del diploma a più anche durante la prova della volontà. Prendiamo la mela. Ecco, facciamolo arrivare, così completiamo praticamente tutte le zone. Qualche apprendista ha bisogno... Non puoi iniziare questa prova se prima non aspetta, mi sta valutando per quella finale di già? Non puoi... Che palle. Gliel'hai davvero fatta vedere? Allora, aspetta, Sussurro. Parliamo prima con lui. Che cosa stai combinando? No, dobbiamo andare a fare allora prima quella del bosco. Vabbè. Andiamo. Immagino che ora tu ti stia chiedendo come superare l'esame finale. È semplice. Devi sconfiggermi mettendo in pratica tutto ciò che hai imparato. Cominceremo con la spada. Colpiscimi, se ci riesci. Bene. Bene, sei... Molto bene. Adesso colpiscimi con il tuo arco. Non avvicinarti troppo. Va bene. Bravo. Avanti, combatti con me. Il vantaggio di utilizzare la balestra è che comunque... Esatto, vedi, qua le armi da lancio è sempre meglio utilizzarle in questo modo. Eccellente. Infine scaglia un fulmine contro di me. Oddio, ma ho la visuale che mi va al contrario quando uso l'arco. Devo... Ah, forse è quello che è visuale arco. Basta così. Beh, è davvero non male per un novellino. I combattimenti veri saranno un po' più impegnativi, vedrai. Comunque hai superato la prova finale. Sei pronto a ricevere il sigillo dal maestro della Gilda. Bene, abbiamo finito. Quindi possiamo tornare indietro, prendere il sigillo e farci valutare anche per... il mana o comunque la volontà, come viene definita in questo gioco. E dopodiché possiamo anche concludere, così tutto l'allenamento lo facciamo in un unico episodio. È il giorno tanto atteso, ragazzo. Mi ricordo la prima notte che sei arrivato da noi. Guardati adesso. La fiducia di Dedalo in te è ben riposta. Ora vieni. La cerimonia di premiazione si terrà nella sala del destino, la sala più antica di tutta la Gilda. Gli apprendisti possono avvicinarsi. Per molti anni avete lavorato duramente per guadagnarvi il titolo di eroi. Oggi termina il vostro apprendistato. Potrete girare il mondo e compiere grandi gesta. Gesta che vi assicureranno la gratitudine di migliaia di persone. O instillare in loro il terrore. Questi sono tempi bui. Albione in preda alle forze dell'ombra,
e dei venti minacciosi. Le tue scelte, sia che ti conducano sulla strada del bene o del male, cambieranno il destino del mondo. Prendete i sigilli della Gilda e avventuratevi là fuori da eroi. Ragazzo, è ora che ci lasci. Comunque farai sempre parte della Gilda. Sul tavolo della mappa troverai i dettagli sulle missioni che i cittadini di Albion vogliono dai loro eroi. E dovrai tornare qui più spesso per tramutare la tua esperienza in nuove abilità. Progredirai come eroe solo se lo farai con regolarità. Entra nella luce e ti mostrerò come farlo. Devi prima scegliere in quale area vuoi perfezionarti. Forza, abilità o volontà. Ah, hai scelto forza. Potresti diventare un grande guerriero. Puoi utilizzare l'esperienza acquisita nel combattimento in mischia per aumentare il tuo fisico, salute o resistenza. Scegline uno. Il fisico ti permette di infliggere più danni nel combattimento in mischia e di portare armi più pesanti. Hai scelto volontà. Ora scegli quale incantesimo vuoi imparare. Non c'è molto altro da dire. Comunque sarò sempre disponibile per darti dei consigli. Il tuo sigillo della Gilda mi permetterà di contattarti in qualsiasi momento. Noterai che lampeggia quando hai sufficiente esperienza da utilizzare. Ti ho dato delle scorte di base. Dovrebbero bastarti per un po'. Fuori c'è un intero mondo da esplorare. E qui comincia la vera e propria avventura di Fable. Visita la Gilda per nuove missioni. Esatto, però prima io voglio vedere se posso effettivamente prendere... Sei sciupa femmine. Sciupa femmine, che è il nome di base che ti viene dato quando diventi ufficialmente un eroe. In alto a sinistra c'è un 2 sul cuore, per chi magari l'avesse notato. Ecco, quelle sono le mie fiale di resurrezione. Quindi una volta sconfitto posso essere resuscitato. E no, non la posso fare più quella del... Non la posso fare più. E vabbè, rip. Vabbè, non mi avrebbe dato niente di che fondamentalmente, però era giusto per una questione di... Era per una questione di completismo, volevo farvi vedere anche il diploma della magia, della volontà. Vabbè, non è niente di grave. Cosa sta succedendo? E qui possiamo adesso iniziare a fare le missioni. Come potete vedere, queste sono tutte side quest. Mentre invece questa è la missione principale. Quindi accettiamo la missione principale. Queste non le possiamo ancora accettare perché il mio livello di fama non è abbastanza alto, ma nel momento in cui avremo la possibilità di poterle accettare, ovviamente le missioni secondarie le farò per conto mio. Non le farò. Vai a combattere contro la Vespa Regina vicino all'area picnic. Ok, e detto questo siamo ufficialmente diventati degli eroi. Però prima di uscire, non usciremo oggi, usciremo la prossima volta. Quindi grazie per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!